A votare saranno solo i cittadini di Mestre e Venezia, e questo per i comitati che da anni si battono per indire il quinto referendum per la separazione di Mestre da Venezia, che puntavano all'esclusione dal voto degli altri comuni dell'area metropolitana, è già un successo. La data del voto sembra ancora lontana, ostacolata anche da decisioni politiche. Regione e comune sono da sempre contrari anche all'esborso di denaro necessario per la consultazione. Ma ora il tema è tornato caldo dopo che il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR del Veneto del 14 agosto 2018, ha dichiarato legittimo il referendum consultivo sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulla suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre. Non ci sono ostacoli, recita la sentenza della quinta sezione, e anzi impedire la libera espressione nel voto sarebbe una discriminazione dei cittadini interessati, che verrebbero privati del diritto costituzionale di esprimersi sul cambiamento dei loro assetti comunali. Io credo che questo sia il quinto referendum, in quattro volte è stato detto di no, e la conoscete molto bene quella che è la nostra posizione. Noi pensiamo che la separazione in due comuni sia un danno per le due città, perché le due città, come dicevo, sono intimamente connesse, ma storicamente intimamente connesse, ed è una complessità che è unica. Cominciare a sviscerare questa complessità credo che faccia perdere l'unicità. Per quanto mi riguarda, la terraferma è quello che penso da storica, non avrebbe un suo senso senza Venezia e viceversa. Ricordiamoci sempre che siamo appoggiati in questo momento su delle fondazioni che sono gli alberi delle nostre foreste del Bellunese, quindi c'è sempre l'idea, e chiaramente l'idea di un unicum, ma composto da tanti pezzi, come è la storia, no? Insomma, il dibattito si riapre e le posizioni si dividono tra chi, i contrari, considerano antistorico parlare di separazione in una fase di accorpamenti tra i comuni per risparmiare sui costi di gestione, e chi, favorevoli, invece già bussano alla porta della regione per chiedere di indire subito la consultazione e vedono l'unione con Venezia come un costo, visto che la gestione della città lagunare è ben più alta di quella della terraferma, che cerca in questa consultazione anche una propria identità storica. Il referendum apre poi anche il dibattito su chi, in futuro, tra Mestre e Venezia, rimarrebbe capoluogo di regione.